Buona domenica. Oggi, 10 ottobre, è la 28ª domenica del tempo ordinario. Quanto difficilmente coloro che hanno ricchezza entreranno nel regno di Dio. Questo rimprovero di Gesù apparentemente riguarda soltanto pochissime persone. Quanti di noi si considerano tanto ricchi da cadere nella condanna di cui parla il Signore? Anzi, siccome il mondo di oggi si sta polarizzando, molta ricchezza si concentra in pochissime mani e i veri ricchi sono davvero pochi, potremmo credere che questo Vangelo riguarda solo l'1% della popolazione mondiale. Ma è bene essere chiari. Qui non si tratta della quantità delle ricchezze, ma del modo in cui ci si affida alle ricchezze come la via per la conquista della vita e della felicità. I discepoli di Gesù non erano certo ricchi, ma quanto sentono dire è più facile che un cammello, non si mettono il cuore in pace dicendo noi siamo poveri, ma fanno un sincero esame di coscienza e si sentono chiamati in causa anche loro dalle parole di Gesù. Anche se hanno poche ricchezze, riconoscono di esservi attaccati. Vivono la tentazione di fidarsi più di quelle ricchezze che di Gesù e vedono che molti altri attorno a loro fanno anche di peggio. Per questo, dal loro cuore nasce una considerazione sconsolata. Chi mai si può salvare? Su questo argomento, quello della ricchezza e soprattutto dell'attaccamento alla ricchezza, la fragilità del cuore umano è grande, lo constatano i discepoli, ma lo possiamo constatare anche noi. Non leggiamo quindi questo Vangelo come se parlasse di altri, cerchiamo di avere la stessa sincerità degli Apostoli. Essi, pur avendo lasciato tutto per seguire il Signore, sentono di non aver vinto ancora il tarlo di un cuore ricco, amante più delle ricchezze che di Dio e del suo regno. Il ricco del Vangelo incontra Gesù e ne resta conquistato. Maestro buono, gli dice. Infatti ha visto in lui una pienezza di vita che non aveva mai conosciuto e che vorrebbe raggiungere. Per questo gli chiede come posso ottenere la vita eterna. Non si tratta qui soltanto del paradiso futuro, ma di una vita buona che chiede al Maestro che vede buono, una vita positiva già qui sulla terra, tale che possa superare il giudizio di Dio e continuare nell'eternità. Questo chiede. Come posso entrare da ora in una vita che sia degna di essere eterna? Gesù lo invita a riconoscere che questa gioia, questa pienezza di vita che desidera non sono alla portata degli uomini come una loro conquista. Dice infatti, solo Dio è buono. Solo Lui ha questa pienezza di vita che il giovane desidera raggiungere, solo Lui può donarla. E è Lui che la dona costantemente a Gesù, suo figlio, che per questo appare agli occhi del giovane come il maestro buono. La sola, l'unica risposta è Dio e la vita secondo la sua volontà. Per questo gli dice, segui i comandamenti, fidati di Dio, ascolta la sua parola. Il ricco ha già incontrato Dio. Ha già vissuto la sua parola trovandovi gioia e pienezza. Ha
Infatti è dall'infanzia che osserva la parola. Ma proprio questa vita di fede gli ha fatto sentire che ci potrebbe essere per lui un progetto più bello e più grande. Chi vive la fede intuisce che Dio può chiedere di più, a lui personalmente, che Dio può avere un progetto più grande per lui personalmente. Gesù non è contrario a chi desidera migliorare e crescere, anzi, nell'insegnamento di Gesù, proprio coloro che puntano a essere mediocri sono quelli che Gesù non supporta e scoraggia. Accogliere Dio come ricchezza è il messaggio per tutti. Per alcuni, accogliere Dio come unica, sola, esclusiva ricchezza è il messaggio che era rivolto al cuore di questo ricco. Va, vendi quello che hai, dallo ai poveri, poi vieni e seguimi. Fai la scelta della povertà per accogliere Dio come sola ricchezza. È un di più, ma sostanziale. Vorrebbe dire accogliere il progetto di Dio come il proprio fondamentale, unico progetto di vita. È quella scelta del di più che il giovane non si sente di fare, per questo se ne va via triste. Perché Dio non ci rovina la vita, vuole anzi donarci la pienezza di vita e per questo spesso ci sfida a essere liberi e totalmente dedicati a Lui. Che chi sente questa chiamata nel cuore non abbia timore di seguirla.